seconda partita vede Orisca e Norma condotte da Emiliano, credo appunto di fare un bel applauso. Abbiamo questa parte di come i cavalli possono lavorare in diverse modalità, o se classi o appunto in realtà. Emiliano e Giorgio adesso compieranno, scortati da un grande gruppo di cavalieri con le bandiere, alcuni esercizi di abilità, anche perché tutte le discipline queste che prevedono hanno delle competizioni che vengono fatte, in particolare discipline che sono presentate, cioè quasi alle carrozze sono quelle che vengono chiamate le maratone, dove ci sono su un percorso tutta una serie di ostacoli, conduttore che di solito ha un aiutante che viene detto Bloom, esegue tutta una serie di esercizi con appunto il cavallo. Adesso chiedo a Emiliano dove mettiamo i tamburi. Allora verranno messi qui. Ci faranno vedere appunto come un esempio, una dimostrazione di come durante questa gara si effettuano le prove. La parigna viene condotta dal conduttore, il quale si avvale dell'aiuto di questi secondi drone. Quando si fanno le esercitazioni vi posso assicurare che in questo momento non è assolutamente molto faticoso per i cavalli tirare le carrozze con questo fondo. Quindi facciamo un bel applauso, un bel applauso per il viaggio, perché i cavalli devono eseguire una serie di esercizi. Con esto, c'è la possibilità di trasportare le persone.
persone. Poi c'è questa pedana sulla quale abbiamo ogni film, sia quello di Milano sia quello di Giorgio, in drum che hanno il compito di bilanciare il peso in corrispondenza di quando su andature elevate è necessario per compensare il naturale ribaltamento della Giorgio adesso come entra esattamente il passaggio manovrando al meglio, caduto il diritto ma va bene lo stesso, e non è facile con un fondo del genere molto faticoso, però non faticano a fare questo tipo di esercizio. Sui due angoli costituire così una coreografia ma anche un controllo, abbiamo Ivano su Falcon, Fortunato su Orange, hanno fatto invito intanto Diego a prepararsi, quindi se c'è bisogno per preparare poi il campo. Ricordiamo appunto che ci sono tantissime possibilità di utilizzo, tutte le discipline queste che si sono ormai sviluppate sono di tipo sportivo, ma non dimentichiamoci che i cavalli hanno accompagnato l'uomo da secoli per lavoro e per necessità. Quindi, tutto quello che noi oggi viviamo con i cavalli è la naturale conseguenza di un rapporto che si è stabilito nei secoli, ma che è nato con il bisogno da parte dell'uomo di avere qualcuno che veramente lo aiutasse.